Stefano Palumbo, conferenza stampa del PD stamattina sulla questione del bando periferie del 2016. Che cosa è successo? È successo un fatto increscioso. L'Aquila aveva partecipato nel 2016 al bando per la riqualificazione delle periferie, e con un progetto che poi è risultato 27esimo rispetto alle 120 città che sono risultate appunto vincitrici, beneficiando di un contributo di 18 milioni di euro, quindi un finanziamento importante, sostanzioso e soprattutto anche importante per la tipologia di intervento che era previsto nel progetto, con tutta una serie di articolazioni di interventi sul territorio, in particolare sulle aree periferiche della città. Purtroppo questo finanziamento è andato perso per incuria da parte dell'amministrazione Biondi, che appena subentrata l'amministrazione Cialente, che era l'amministrazione appunto che aveva presentato questo progetto e vincendo il bando, non ha sottoscritto la convenzione. Da lì, nei tempi naturalmente previsti, contrariamente a tutte le altre 119 città invece che lo hanno fatto per tempo ottenendo il finanziamento. C'è stato, diciamo, da lì in avanti una serie di interlocuzioni ufficiali tra il comune dell'Aquila e gli enti governativi per cercare di recuperare questo finanziamento, con una risposta tombale da parte dell'Avvocatura dello Stato, che ha certificato l'impossibilità a recuperare questi fondi, ritenendo che la mancata sottoscrizione equivalesse ad una rinuncia. La cosa grave, particolarmente grave, è che questa notizia, questa espressione da parte dell'Avvocatura risale al luglio del 2021, e il sindaco dell'Aquila, che è diciamo, molto ligio a comunicare, a far sapere ai cittadini aquilani qualsiasi notizia che ritiene possa avere un ritorno in termini di consenso da parte sua, ha dimenticato, guarda caso, di far sapere che l'Aquila aveva perso questo finanziamento, perché forse probabilmente è una responsabilità imputabile esattamente a lui. Una cosa grave di cui chiediamo conto, diamo informazione naturalmente per conto suo alla città, ma chiediamo conto a lui e chiediamo anche di provare a recuperare il danno fatto, riuscendo attraverso altri canali a recuperare questi fondi.